penne arruffate. Ciao a tutti, bentornati a Penne Arruffate. Anche questa puntata abbiamo delle sorprese per voi. Come sapete, il buon Lauro, come lo chiamerebbe Davide, ha un sacco di cose da fare. No? Sapete quella volta che ha detto che io ho troppo entusiasmo e non riesce a starmi dietro? Ecco. E quindi oggi abbiamo l'onore di avere ospite, aspetta che devo vedere, Eugene Fitzherbert. Indegno sostituto di Lauro. Indegno sostituto di Lauro. Che degnissimo sostituto di Lauro. Qua. È un onore stare in mezzo a voi qua. Grazie, caro. Vedrete quanti contenuti di qualità riuscirà a portarci il nostro caro Eugene, che finalmente conoscete perché ogni tanto ne abbiamo parlato anche nella scorsa stagione. Sì. C'è Davide che sta flashando. Davide, fai così, fai ciu, 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 ciu. Vai e vieni. E Davide c'ha i paparazzi che gli scattano le foto, quindi credo che sia questa è la conseguenza della notorietà. Io adesso non ho più una privacy perché qui la gente, tra l'altro abito sul piano rialzato, quindi basta che alzi le braccia e fai subito le fotografie. Lo zampirone, fantastico. Che emozione, è vero, da vederlo dal vivo, cioè, dal vivo è bellissimo, dal vivissimo. Tra l'altro, di solito abbiamo Lauro che fa le anticipazioni, però oggi non abbiamo Lauro e quindi Davide, le fai tu le anticipazioni o vuoi che le faccia io o le vuole fare io? Io presenterei questo grande personaggio, questo peso della 90 che abbiamo oggi in trasmissione. Per chi non lo conoscesse, questo Eugene Fitzherbert, questo nome d'arte che non so se è quasi un nome da pornoattore, però non vogliamo indagare. Perché lui è un pornoattore ma non vuole far sapere che scrive, hai capito? Esatto. Questi passati. Cosa dire di quest'uomo? L'abbiamo conosciuto in un contesto di cui parleremo stasera, tra l'altro, cioè in un gruppo di scrittura. Quindi chi più di lui può parlare di questa cosa? E chi più di noi può riconoscere il valore dei gruppi di scrittura? E il buon Fitzherbert, tra l'altro, lo dico insomma per gli appassionati di Lovecraft, si è cimentato insieme a noi su proposta di Nesler, sì, in un tentativo titanico di rendere immersivo uno dei racconti più famosi di Lovecraft. E io mi ricordo ancora il suo impegno, il suo desiderio scomposto di fare questa cosa. A un certo punto, come Highlander, è rimasto da solo e quindi lo abbiamo abbandonato al suo destino. Dopo aver trasformato Dagon in un racconto leggibile. No, è stato un esperimento veramente interessante, molto interessante, no, ma molto faticoso, devo dire. Siamo stati un'intera serata a correggere le nostre correzioni, vi ricordo. Sì, è stato faticoso. In videoconferenza, gli sguardi persi nel vuoto. È vero, vero. Tra l'altro, un piccolo dettaglio che non è rilevante, il buon Fitzherbert è anche un mastro birraio e quindi lancio questa proposta ai nostri ascoltatori. I primi 2500 nuovi mi piace riceveranno una cassa di birra da buon Fitzherbert. Una selezione di Fitzherbert. Esatto. Perché non c'è qui Lauro che ti tiene a bada, che ti dice che così rischi una denuncia per pubblicità ingannevole, fraudolenta? Infatti ne approfittiamo pudoratamente. Allora ragazzi, questa sera parleremo di, come ha detto Davide ci porta l'argomento dei gruppi di scrittura. È molto probabile che chi ci segue ne faccia parte, perché sapete che noi ci rivolgiamo agli scrittori e gli scrittori ne trovano sempre a bizzeffe di gruppi. Dopodiché vi porterò oggi non più gli spuntini, perché, cioè non più, non oggi gli spuntini, perché ho qualcosa che mi divertiva molto e che volevo portare in trasmissione, l'ho portata oggi, dopo ve la presenterò, è comunque una cosa che mi fa molto ridere. E poi abbiamo Eugene che ci ha portato delle recensioni particolari a diversi libri, insomma, oggi diciamo che ci stuzzicherà con delle recensioni da Amazon, non vedo l'ora che ce le legga. Aspettatevi di tutto, aspettate. Scusami Davide. Ti avevo promesso, Davide si lamenta che si veda il riflesso della luce negli occhiali, è vero, c'ho gli occhiali, adesso questa puntata provo a farla senza occhiali, almeno finché non dovrò leggere. Sei decisamente meglio senza occhiali, guarda, più che altro perché il tuo sguardo sensuale magnetizza l'attenzione dei tuoi interlocutori, quindi dici, non posso che apprezzare questo tuo sguardo intenso. A me sembra di avere gli occhietti molto piccoli senza gli occhiali. Abbiamo anche un ospite, il gatto di Fitzherbert, ragazzi. Purtroppo non posso controllarlo. Noi siamo contenti. Non c'è la porta qua vicino. Anche Davide c'ha due gatti.
Si è proprio messo dietro, l'ho vista adesso. Sì, vabbè, a noi ci piace, pazienza. A noi ci piace, insomma. È lui il vero padrone della casa. Poi con un po' di computer grafica lo togliete. Esatto. Ma quindi stasera parliamo veramente di gruppi di scrittura, ne vogliamo parlare? Ho un sacco di appunti! Che bravo! Sei peggio del buon Lauro, insomma, sei sistematico. Se lo devo proviamo sostituire, tutti. Voglio dire, non si deve sentire la mancanza. No, perché insomma si fa sempre un gran parlare di questi gruppi di scrittura, tra gli scrittori chiaramente, perché fuori non gliene frega un cazzo a nessuno. Bravo! Ma, all'interno dei gruppi di scrittori si parla di gruppi di scrittori, cosa paradossale, no? Se ci pensate. C'è chi sostiene che questi gruppi di scrittori siano abbastanza inutili perché fomentano l'autoreferenzialità, diciamo così, e non rendono quello che promettono. Altri sostengono che invece sono molto importanti per scambiare esperienze, perché diciamo il gruppo di scrittura nasce con l'idea appunto di scambiarsi esperienze, di crescere come scrittori, perché proprio in virtù di questo scambio reciproco. Ma qualcuno sostiene che siano pericolosi proprio per questo, perché insomma si finisce per diventare un po' autoreferenziali e perdere un po' di obiettività. Chi è in questo momento in trasmissione fa parte di uno o più gruppi di scrittori, quindi di esperienze ne abbiamo da vendere. Prima di esporre vorrei sentire l'opinione intanto di Fitzherbert, che è l'ospite. Sì. Anch'io sentirei prima lui, in ogni caso, perché ho visto che sei preparato bene, quindi dopo quando tocca a me dico, come a scuola, come ha detto lui, anch'io la penso così. No, allora, sì, io come voi faccio parte del gruppo di scrittura, insomma, che conosciamo tutti, che è quello di Minuti Contati, quello che seguo più spesso. Tanti scrittori o aspiranti tali scrivono, si commentano, si scambiano idee. È giusto? È bello? Non lo so ancora. E far crescere è una cosa un po' complicata da definire, perché per crescere c'è bisogno di qualcuno che ti insegni qualcosa che non sai. Spesso nei gruppi di scrittura è probabile che si è tutti allo stesso livello. Poi c'è un'altra cosa che mi viene in mente. Avete presente in palestra, quando si fanno gli esercizi in classe? Se c'è uno che cerca di insegnarti qualcosa, c'è il rischio che te la insegni male, e non è il trainer, per esempio, e tu ti puoi rovinare un muscolo o farti male a una gamba. Cosa che può succedere anche durante un corso di scrittura. Se uno ti instilla un'abitudine cattiva perché secondo lui va bene, tu te la potresti portare avanti a vita. Questo è il vero rischio di un gruppo di scrittura non controllato, come quello che frequentiamo molto spesso noi. In realtà poi c'è un'altra definizione. Non so se l'avete letto, quello di Murakami, Il mestiere dello scrittore. Ecco, lui praticamente definisce gli scrittori come delle persone veramente eccezionali, li chiama come persone egoiste, troppo orgogliose e con un forte spirito di rivalità, in pratica degli stronzi. Però è vero. Con questi presupposti, com'è possibile uno scambio che sia finalizzato alla crescita dell'altro? Ma al massimo io, bastardo, ti dico le cose sbagliate così sarò più bravo di te. Ma guarda che infatti gli scrittori, quando sono nei gruppi di scrittori, sono così, ma fingono di essere diversi. Esatto. Perché a questo vi aggancio il film di Woody Allen, il fantastico Midnight in Paris, la mia pronuncia inglese è eccezionale, dove c'è la Hemingway che dice al protagonista che gli vuol far leggere il romanzo. La mia opinione è che lo odio. Ma non l'ha nemmeno letto. Se è brutto lo odio perché odio la brutta prosa. Se è buono sono invidioso e lo odio ancora di più. Non chiedere mai il parere di un altro scrittore. Sì, è solo che... Beh, lo sai che cos'è? Trovo molto difficile fidarmi di qualcuno che mi dia un giudizio. Gli scrittori sono competitivi. Io non potrei mai... È così che fanno gli scrittori. Esatto. Gli scrittori sono persone terribili. Ammettetelo, scrittori, ammettetelo. Maledetti. Tra l'altro anche tu, Fitzherbert, sei uno scrittore, quindi rientri nella categoria. Sì, vabbè, figurati, ma si vede la faccia, no? Gli scrittori sono dei poveracci, sono frustratissimi perché, santo Dio, della scrittura non ce ne facciamo quasi niente. Però continuiamo a crederci. Quello che hai detto sul fatto che nei gruppi di scrittura c'è il pericolo, diciamo, del senpai cattivo, no? È una cosa che mi ha dato da pensare, ci stavo riflettendo ultimamente, che in effetti se tu vai in palestra, per esempio, io non ci sono mai andato, però facevo riferimento al dojo di arti marziali, no? Se tu trovi qualcuno che non sei allo stesso livello, perché molto spesso invece trovi gente che ha livelli diversi, magari è più sotto, magari è più avanti, se sei fortunato,
e che ti può dare qualcosa. Non è che ti debba dare tutto come un insegnante, ma qualcosa te la può dare. La cosa interessante secondo me è trovare qualcuno che abbia lo stesso grado di impegno, che non è detto che sia, perché io scrivo ogni tanto perché mi diverto qualche racconto, invece tu scrivi perché vuoi fare lo scrittore da grande, no? E scrivi solo romanzi di 500 pagine, è chiaro che l'impegno è diverso. Magari io mi diverto ogni tanto, ma non sto a sbattermi. A me vengono in mente quelli che mi succede spessissimo, adesso io non mi sto riferendo a nessuno in particolare, perché veramente mi succede spessissimo, che gli dici: guarda che questa cosa non dovresti farla così per questo e questo motivo, ok? Cerco di motivare e di solito capita che mi rispondano: grazie, ma io lo faccio lo stesso perché mi piace. A me quella cosa là mi fa sempre pensare: ok, allora però non farlo leggere a me se piace a te, capito? O non chiedermi un parere. È ancora peggio quando ti rispondono: ma abbiamo sempre fatto così. Quella sì. È la risposta ancora esatto. Più affossante, davvero. Da queste cose capisci che il livello di impegno è diverso, no? È differente, sì. Quindi... Ma soprattutto il livello di autocritica. Questo è il problema. Io certo. Posso anche volerti insegnare qualcosa, ma dall'altra parte ci deve essere qualcuno che la vuole imparare. Sì. Gruppi di scrittura che non sono delle scuole. C'è gente che, come dice Luca, va solo per divertirsi, per scrivere un racconto ogni tanto, non per misurarsi con qualcun altro e cercare di scrivere un racconto migliore la volta dopo. È legittimo, secondo me, però è chiaro che... Devi sapere che, con chi hai a che fare, insomma. Sono due strade diverse, esatto. Io apprezzo di più i gruppi, in generale... Partendo da un presupposto che, come dice Luca, ci deve essere una motivazione che sia più o meno, diciamo, allo stesso livello, no? Cioè tutti devono essere più o meno motivati a svolgere un'attività che in questo caso è l'attività di scrittura. Dove però riconosco che c'è un valore aggiunto, non è tanto nell'insegnamento, perché io non è che trovo l'insegnamento in un gruppo. È chiaro che io so che ho a che fare con persone del mio stesso livello, quindi diciamo con, chiamiamoli principianti se vogliamo, cioè gente che non ha mai pubblicato o che sta pubblicando, ma più che altro quello che io apprezzo è, io leggo i tuoi scritti e ti do una mia valutazione onesta di quello che sto leggendo, quindi sacrifica del tempo per te e ti dà una valutazione. Poi se tu, in base a tutta una serie, diciamo, di aspetti, che valuti il giudizio che ti viene dato, quindi sta anche alla tua esperienza capire come interpretare quello che ti viene detto. C'è anche da dire che ci sono un sacco di gruppi, come si diceva, autoreferenziali, nel senso che se io dico che voi siete bravi, voi dite che io sono bravo. Io so che ci sono dei gruppi dove tante volte la gente neanche si legge, semplicemente loro sono tutti scrittori e parlano male degli altri come se effettivamente loro fossero migliori, ma non si sono neanche letti tra di loro. E se per caso capita... È l'evoluzione di no critiche, solo complimenti, no? Sì, è un gruppo di autoanalisi praticamente, no? Si dà man forte uno con l'altro, che in realtà è un aspetto che c'è anche nei gruppi quelli più sani, diciamo, il supporto psicologico, perché questo è anche, spesso non si dice, ma anche, come dire, un motivo in più per motivare chi partecipa, perché uno si potrebbe vivere momenti di scoramento e chi è nel gruppo può dirti: guarda, ho vissuto anche questi momenti, passerà comunque, no? Questo è importante. Sai cosa è il rischio, secondo me? E che è una cosa che di nuovo capita anche nel dojo di arti marziali, in tutti i gruppi, secondo me. Il rischio è che quando tu cerchi questa cosa qua, no? Tu hai bisogno di supporto, te lo danno, è così gratificante, è così consolatorio che alla fine stai nel gruppo per stare nel gruppo, cioè il tuo fine ultimo diventa farti entrare dagli altri e non devi più crescere, no? Cioè, perdi un po' di vista l'obiettivo per cui nasce il gruppo. Esatto, diventi... oppure quelli che diventano qualcuno all'interno del gruppo, no? Io sono apprezzato nel gruppo perché sono considerato un esperto, rimango nel gruppo dove sono qualcuno, fuori di qui sono niente. Sì, c'è la realizzazione solo all'interno del gruppo. Esatto, anche quella è una cosa un po' malattina. È interessante perché noi adesso abbiamo parlato dei gruppi che nascono, diciamo così, spontaneamente. Scrittori come ad esempio uno di contatti, che hanno solo questo fine, quello dello scambio, diciamo, chiamiamolo culturale. In realtà esistono dei gruppi che sono stati creati appositamente, non so se lo sapete, da parte delle case editrici. La HarperCollins a suo tempo, nel 2011 se non sbaglio, fece un gruppo che si chiamava, un enorme sito, si chiamava Autonomy, dove chiunque voleva poteva postare il suo romanzo e chiedere l'aiuto o il commento degli altri autori che stavano postando altri romanzi. Quelli che ricevevano i commenti migliori, che diventavano più celebri all'interno di questo gruppo, venivano letti dagli editor della HarperCollins. Ok. Questa...
è andato avanti così, sono usciti anche dei romanzi, sono stati pubblicati, dopodiché ha chiuso, l'hanno chiuso Autonomi, perché? Perché era diventato un esercizio di stile, la gente non pubblicava, non metteva il romanzo perché era bello, ma solo per diventare il primo di quella lista, a prescindere dalla qualità del romanzo. E addirittura si vendevano le votazioni, capito? Se le comprava. Vedi come per sono gli scrittori. Il gruppo di scrittura può diventare qualcosa di aberrante anche da questo punto di vista. È parliamo vero. Sempre di gruppi digitali, social, perché poi se andiamo sui gruppi di persone, diciamo, fisiche che stanno uno di fronte all'altro, le dinamiche cambiano completamente. Certo, i salotti letterari perché, di una volta. Esatto. Ma quelli però io non li conosco, quindi non frequento nessuno scrittore. C'era Polonic che nel suo libro sulla scrittura... Sì, Tieni presente che... Esatto, che appunto parlava molto bene dei gruppi di scrittura che frequentava però dal vivo, quindi insomma allora si vedevano ogni tanto e discutevano, anche se lì mi sembra, se non ricordo male, c'era un moderatore che era l'insegnante in qualche modo, no? Quindi tutto sommato era, diciamo, una sorta di classe di scrittura, non era proprio un gruppo senza regole come potrebbe essere un gruppo di WhatsApp o un gruppo Facebook o quello che è, o di qualsiasi altra natura, e là si leggeva a voce proprio script, non lo si lasciava depositato su una pagina dove chiunque voleva andare, poteva dare una sbirciatina. E la discussione era accesa l'uno con l'altro, si davano i consigli oppure si facevano le critiche e anche i complimenti. Però sull'efficacia di questo tipo di comunicazione possiamo discuterne quanto volete, perché comunque sia il contatto diretto con chi sta soffrendo la pubblicazione oppure la lettura a voce è diverso rispetto a scrivere un commentino su Facebook, un commento impersonale. Assolutamente sì. Anche come coraggio proprio. Sì, come coinvolgimento e tutto, è vero. Ma in generale io trovo estremamente positivo da parte di una persona, in questo caso di uno scrittore, di mettere a disposizione il proprio scritto, quindi al pubblico ludibrio, come si dice, no? Cioè, vuol dire che comunque è un'operazione di, diciamo, di smantellamento del proprio ego, perché c'è tanta gente che non è in grado di farlo, lo fa solo per avere apprezzamenti. Nel momento in cui tu lo critichi, magari non la prende bene. Quando la scrittura diventa un onanismo, no? Tu ti vuoi solo con piacere e speri che gli altri facciano lo stesso con quello che hai scritto. Che se ci pensate è molto strano, perché tu scrivi per farti leggere, no? Quindi, come dire, farti leggere dovrebbe essere il passo successivo, non una cosa bizzarra che uno mette in campo. Secondo me però i gruppi di scrittura rimangono fondamentali, cioè nel senso che uno scrittore non dovrebbe restare solo, dovrebbe confrontarsi anche umanamente con gli altri e non solo, ma non vi dà l'impressione che gli scrittori siano come degli animali affamati in una fossa e a un certo punto qualcuno butta giù pezzettino di carne e questi ci salgono sopra uno sull'altro ogni volta che si paventa non la pubblicazione ma il fatto che qualcuno di un po' più importante di tua sorella ti legga, tutti vanno lì spediti a testate perché devono arrivare primi, no? C'è questa smania e secondo me bisogna anche un attimino calarla, prendere le misure, conoscere gli altri, vedere come gira, come funziona. E l'unico modo, secondo me, di scoprire un pochino come funziona l'editoria è quella di metterci un po' il naso dentro, perché l'editoria è davvero davvero oscura. Sì, tra l'altro infatti dici bene, ora magari si allarga un po' il discorso, però è, diciamo, contiguo a quello, alla questione dei gruppi di scrittura, nel senso che proprio in virtù dei gruppi di scrittura nascono delle relazioni umane che allargandosi ti portano ad avere rapporti con gente che fa di professione, lavora di scrittura, e questa cosa qui è sicuramente estremamente positivo per uno che ambisca a pubblicare, perché alla fine sappiamo benissimo che più che il curriculum in sé, che è tutto da valutare, contano moltissimo anche i rapporti umani. E se tu, diciamo, stringi rapporti umani onesti con le persone nel mondo della scrittura, sicuramente se ambisci a fare quel mestiere
ti tornerà utile, ecco qua. È una delle utilità accessorie parallele, però esatto, non bisogna sottovalutarla, no? Come ultima curiosità, cioè, vi posso un'altra cosa che ho scoperto, sempre riguardo a quei gruppi di scrittura creati dalle case editrici, no? E a proposito delle critiche e dei complimenti, sempre la Penguin's Book, un'altra, non la Harper's, fece il Book Country, che ha chiuso pure questo, dove invitava gli scrittori emergenti a pubblicare le loro opere per avere commenti, ma soprattutto in un forum dedicato di mettere le prime 600 parole del romanzo con il pitch, avrebbero ricevuto la risposta di un editor. Quando l'editor ha cominciato a dire che questi che facevano schifo questi romanzi, in maniera estremamente educata, molto british, si è scatenato un flame. Tutti contro l'editor. Sì. Tu non hai capito il mio libro, se avessi letto 5.000 parole sarebbe andato meglio, era bellissimo. Poi c'è questa cosa... Non puoi valutare come scrivo se lo leggi tutto il libro fino alla fine. Tutta la mia opera omnia. La mia opera di 1500 pagine. Cosa pensi che succede a leggerla alla fine? La cosa più difficile per uno che si affaccia in questi gruppi dove c'è gente che ti critica sul serio è avere il coraggio di accettare le critiche come tali, capito? Piegare la testa e cercare di capire se ha sbagliato davvero, soprattutto se il parere è di una persona che obiettivamente ne sa più di te. Mm-mm. È la cosa più difficile, perché ingoiare il proprio orgoglio non è facile. È dura. Ed è il primo passo verso un vero miglioramento. Secondo me, se esatto. Non fai quello, non migliori proprio. Io stavo cercando di leggere l'ora, ma non leggo l'ora. Allora devo... Ok. Ok. Benissimo. Allora, io ragazzi ho preparato delle robe importanti. Mi rimetto gli occhiali. Abbiate pazienza, ma devo leggere. Devo anche guardare il computer. Allora, innanzitutto io voglio ringraziare Angelo Frascella perché mi ha, come dire, segnalato questa cosa. Sono andato a leggerla. Mi è piaciuta tantissimo. E oggi la condivido con voi. E cioè, ragazzi, le fascette oneste. Marco Cassini sul suo profilo di Twitter ha dato il via a questo hashtag fascette oneste, ok? Dove diversi membri del mondo editoriale, quindi scrittori, fumettisti, giornalisti, editori, editor, di tutto e di più, si sfogano dicendo come sarebbe davvero la fascetta se dicesse la verità sul libro. Fantastico. Voi capite che potenziale ha questa cosa? Allora io ve ne ho portate un sacco, adesso ve le leggo tutte e le possiamo commentare. Allora, un insuccesso da 1300 copie. Invece che il solito successo da 2 milioni di copie. Ah, poi... Il romanzo d'esordio di un autore non bravissimo, ma che ha moltissimi follower. E questo purtroppo... Queste sono le vere verità dell'editoria, ragazzi. Capite... Un fondo di verità enorme. E capite quanta cosa... fascette oneste, ragazzi. Andate a leggerlo su Twitter. Ne hanno fatto anche diversi articoli, sapete? Questa cosa sta rimbalzando tantissimo. Prossimo... Dall'autore di un libro migliore di questo. 50esima edizione. Di stamparne più di 10 copie alla volta proprio non ce la sentiamo. E questo è vero. È vero, no? Perché dici, ne hanno fatte tante ristampe. Sì, ma quante ne hanno stampate? Esatto, se per ogni stampa sono due copie. Oh ragazzi, ma questa è gente insider che queste cose le sa, capite la sì. Cosa bella? Lo abbiamo smontato e riscritto in tre, praticamente un cadavere squisito. Voi sapete, il cadavere squisito è quell'esercizio dove tu ne scrivi una parte, poi lo mandi a qualcun altro che vede tipo l'ultima parola, ne scrive la sua parte e viene composto. E si chiama cadavere squisito proprio perché era venuta fuori questa parola. Vabbè, andate a cercarlo su Wikipedia. Però questo era bello perché dice l'abbiamo smontato e riscritto in tre. Tante volte uno pensa che l'autore abbia fatto tutto da solo, invece a volte non è proprio così. Anche se in tutte le postfazioni c'è scritto un libro, non si scrive mai da solo. Esatto, ringrazia 16.000 persone. Però sopra c'è il nome di quello che l'ha scritto, capito? Vabbè. Dobbiamo scriverci su graphic novel, ma è un fumetto. Dirgli di no era un casino. Ce n'è una simile più avanti, sapete, il politico eccetera.
la nostra imitazione sfigata di quell'altro libro che è andato fortissimo. La cosa che apprezzo, intanto perché lo fa, sono gli addetti ai lavori, quindi sì. non puoi dire che non capiscono nulla, quindi sicuramente ne sapranno una più del diavolo. Ma poi l'onestà disarmante, sono tutte cose che... Ma questi si stanno sfogando, Davide, lo capisci? Questi si sfogano, non ne possono più di cagate. Guarda, andiamo avanti, te lo dimostro. Sconfitto al premio Strega. No? Candidato al premio Strega, no, sconfitto al premio Strega. Perfetto per il book crossing. Non è uno sport estremo, esatto. No, significa l'hai appena comprato, lo molli da per da qualche lo parte. Che da uno qualche... scaffale a casa, che non è il tuo, tra l'altro. Questo mi piace un sacco. Questa è molto onesta da parte di chi lavora in editoria. La fascetta onesta è: scusate, dobbiamo portare il pane a casa. Scusate. Finalista a un premio che abbiamo dovuto googlare. Oppure che abbiamo dovuto inventare, sarebbe stato ancora più bello. Può essere. L'opera prima di un autore che non ha mai letto un libro per non farsi condizionare. E infatti non conosci condizionare. Belli. Io gli farei una pubblicazione a questa... Ecco, qualcuno lo sta proponendo. Sì, questa è una raccolta di massime... di una sapienza ineguagliata, eh. Al momento è la cosa più intelligente che ho letto in editoria. Il bello è che esistono davvero autori che ragionano così, cioè autori, o meglio, persone che affrontano la scrittura dicendo no, io non leggo, perché sennò poi quando scrivo copio quello che ho letto. Ma io lo sento come orecchio. Sì, per questo, esatto. Ce n'è così tanti che sono diventati un archetipo dello scrittore, ce n'è tantissimi. Ok, guarda quanti libri ha scritto, magari questa è la volta buona. A me questo piace, perché ci sono autori che veramente ne hanno fatto uno più brutto dell'altro e continuano a essere promossi tantissimo. Il must read per chi vuole sentirsi un po' sopra la media ma senza strafare. E questi sono i libri che legge Lauro, ok? Quella literary fiction che non dice niente a nessuno, però uno lo legge e sente figo. Il sorprendente romanzo d'esordio del figlio di un amico del cugino del nostro direttore editoriale. E queste, ragazzi, sono le conoscenze, lo sappiamo tutti che funziona così. Non abbiamo potuto dirgli di no. È quello, non abbiamo potuto dirgli di no. Adesso io ve ne faccio, adesso chiudo con una cosa straordinaria. Faccio un piccolo preambolo. Voi vi ricordate quella puntata? La metto qua nelle schede e magari vi faccio un piccolo clip. Per chi non lo sapesse, si chiamano blurb questi qua. Sono sostanzialmente degli piccoli spot pubblicitari per invogliare alla La casa editrice di solito chiama un altro autore suo e gli dice: senti, scrivi questa cosa dell'altro autore che glielo metto nel libro. E si fanno... Ma questo è complottismo. Le marchette. È vero. Se guardi... Se guardi l'autore da chi ha pubblicato, scopri che ha pubblicato dalla stessa casa editrice. Cosa fanno? Alzano il telefono e gli dicono: tu hai voglia di leggere un libro? E l'autore dice: no. Allora vuoi scrivere una cagata per me? Sì, le scrivo continuamente. Guardate che cosa pubblica il profilo Twitter di Einaudi. Ce l'avete con Einaudi? L'hanno fatto loro, non è mica colpa mia. L'hanno fatto loro, ma stavolta sono stati bravi. Guarda, pubblicano questo Gary Steingart che dice: went to a bookstore, bought a book, read it, loved it, looked at the back and realized I had blurbed it. Cioè, tradotto è: vado in un negozio di libri, ne prendo uno, l'ho letto, l'ho amato, ho guardato dietro e ho realizzato che avevo fatto io il blurb di questo. Voi capite? Einaudi ci sta dicendo la veridicità del blurb. Cazzarola! Lui non l'ha mai scritta quella roba, non l'ha mai letta, non lo sapeva. L'ha scoperto leggendo dietro che era stato lui a parlare bene di quel libro, capito? Ma alcuni sono veramente capziosi. L'ultimo che ho letto è di un romanzo che sto leggendo, di cui non farò il nome. Questo è il blurb di un giornalista del Corriere della Sera che dice:
è la migliore scrittrice di donne poliziotto in circolazione. Cioè, ma che cazzo di blur? Cioè, cosa significa? Che... Allora, perché io capisco anche come dire, dire, neanche l'ha letto. No, io capisco la capziosità di questa cosa, perché metti degli aggettivi superlativi, migliore, donna poliziotto, cioè qualcosa di... e la gente rimane impressionata, senza magari dare peso al senso vero della frase. Della frase. Quindi, ma infatti ti ho detto, ci sono a volte delle frasi che dici boh. Sì, questa è comunicazione, noi non ci faremo fregare, però ecco, questo è stato bello, a me è piaciuto molto, perché tra l'altro sono pillole di verità, di amara, crudele, satirica verità che dobbiamo conoscere, ok? Un sacco di scrittori sono ancora lì che fantasticano, che si fanno i castelli in aria, e poi leggi le fascette oneste e capisci come funziona. Chiudiamo in bellezza, mi sembra di capire. Allora, no? Ragazzi, io sono pronto per sentire le recensioni di Eugene Fitzherbert. Aspetta che mi ritolgo gli occhiali, così mi rivedete bello come il sole. Potete scrivermi nei commenti se mi preferite con o senza gli occhiali, così, grazie. Allora, io che ti scrivo un commento? Sì. O te lo posso dire a voi? Cioè, no, devi scrivermi un commento, se no non ti ascolto, li rimetto subito. Va bene. Io ti preferisco quando sono senza occhiali. È comprensibile. Questa è un'idea che mi ha fatto frullare nella testa Davide, no? E dicendo, discutendo delle recensioni che ci sono su in giro, insomma, quelle più o meno vere, più o meno brutte. Ovviamente, una volta che me l'ha detto, ho spulciato Amazon, diverse categorie di libri, di autoaiuto, romanzi che sono piaciuti ad altri e che volevo dare le recensioni, bla bla bla, e ho scoperto un po' di chicche, perché c'è veramente l'impossibile. Ecco, posso dire una cosa a proposito di questo? Ragazzi, sì. Allora, noi... ci piace questa cosa, mi sta esaltando un sacco, mi piacerebbe fare una nuova rubrica ogni tanto magari con le recensioni brutte, non brutte, la chiamiamo che parlano recensioni male. Brutte, la chiamiamo recensioni brutte, no. Non quelle che parlano male di un libro, ma quelle proprio venute male. Se le trovate spulciando qua e là, vi prego, screenshotino e ce le mandate a pennearruffate@gmail.com. Ti prego, fatelo, oppure sul nostro profilo Facebook, così noi le raccogliamo e poi ogni tanto le spariamo in puntata. Ecco, mi raccomando, questo, ti lascio spazio, scusami. Giustamente, come dici tu, no? Le recensioni non devono essere per forza recensioni brutte, nel senso che negative. Alcune possono essere anche paradossalmente un momento di riflessione, proprio perché spesso possono anche farti capire che il lettore non è poi tanto scemo o digiuno di cose come uno potrebbe pensare, di sottigliezze narrative. Ce n'è una bellissima sotto un libro romance in cui si lamenta del fatto che la protagonista è inverosimile. Dice proprio, la protagonista femminile è una mosceria esasperante, bla bla bla. Se un uomo viene a letto con te per scommesse e ti rende zimbello di tutto, tu non lo perdoni, ok? Ma lo prendi a calci nel culo a due finché diventano disperi. Cambi scuola, cerchi una rivalsa legale, gli rovini la carriera sportiva. E le righi anche la macchina, cazzo. Tiri fuori un po' di grinta, elemento del tutto assente in questa eroina. E alla fine dice, a questa protagonista mi sta sul cazzo. Allora, qua abbiamo due cose fenomenali. Prima di tutto si è incazzata con la premessa narrativa, che è quella che uno in amore deve perdonare tutto. E la seconda, non ha empatizzato con la protagonista. È chiaro che non la mette in questi termini, si capisce, perché magari è solo una lettrice, non è nulla, non ha mai aperto un manuale di scrittura, però... sono queste le cose che le hanno fatto girare le palle, quindi sono vere, capito? Ma ha centrato esattamente il problema del libro. Poi c'è una recensione a 5 stelle, questa quindi il top del top, che inizia così: non l'ho comprato per me, quindi non ho avuto occasione di scambiarlo. E quello si è beccato 5 stelle, è fortunato. Era un regalo per amici di mia figlia, quindi non è manco stata a casa. Ma perché? Magari non, magari non l'ha nemmeno visto sto libro, l'ha spedito direttamente a casa del... Secondo me è bellissimo, però non l'ho letto. Subito sotto invece uno ricambia subito. Una piccola delusione, pensavo di trovare un contenuto da leggere, mentre più un diario. 5 stelle lo stesso, okay. È perché una piccola delusione, più come se gli fosse piaciuto, certo. Ne faceva 3 di recensioni a 5 stelle. No vabbè, ma ce ne sono delle... Io ne ho raccolti anche io un paio che...
mi piacerebbe farvi leggere, ma proprio al volo. Ho letto un libro che mi è piaciuto moltissimo, di un autore, un certo Martin Suter, è uno scrittore svizzero, e ha inventato un personaggio, è un personaggio un po' particolare, è un ricco decaduto che, pur essendo squattrinato, non bada a spese. E io ho ribattezzato questa recensione Invidia sociale. Si chiama Protagonista irritante, il titolo della recensione. Allen, che è il protagonista, e il suo collaboratore, è un ex ricco di famiglia, ora sul lastrico, che piuttosto che lavorare si mette a investigare. Pensate che storia brutta, cioè un libro, uno legge un libro, deve trovare un personaggio particolare, questo è il fatto che questo è un ex ricco che si mette, che invece piuttosto di lavorare, si mette a investigare, ma pensa che è lusso, forse sarà l'invidia, ma uno che appena qualche soldo in tasca lo spende in vestiti di lusso, non sapendo se potrà mangiare il giorno dopo, mi irrita, ragazzo. Forse hai invidia. No. Ancora, dai. Allora, io sono andato a spulciarmi le recensioni a It, il romanzo di Stephen King, cioè principalmente quelle in inglese, che insomma è considerato un romanzo abbastanza buono da molti, no? Certo. Sì. E invece no, non è così, perché per alcuni di questi recensori o lettori, chiamiamolo così, il romanzo è incasinatissimo, ci sono troppe linee narrative, due, e poi ce n'è addirittura una terza che sarebbe il diario di Derry, e non si capisce niente in base a questo, ma soprattutto il finale di questo è eccezionale. La cosa migliore che posso dire riguardo a questo libro, ve la sto traducendo in tempo reale, è che serve come avvertimento che la cocaina può far diventare uno scrittore annoiato uno dei più grandi storyteller di tutti i tempi. Così. Per fortuna Stephen King ha abbandonato la vecchia polvere peruviana subito dopo It, e così dopo ha scritto una volta nuovamente cose buone. Questo libro è sempre troppo lungo, perché l'horror deve essere qualcosa di corto. Lovecraft, infatti, metteva il suo enorme genio in cose corte, capito? che grande, come dire... Poi, un libro deve avere due cose per essere indimenticabile: grandi dialoghi e tanta azione, e nessuna di questa c'è in It, meno male. Ma perché? Tanta sembra azione. Una soap opera. Poverino, sì. Noi abbiamo visto Lovecraft quanti dialoghi scriveva e quanta azione metteva nel mamma suo mia libro. Ragazzi, mamma mia. Io lo so che Lovecraft vi piace, provate a rileggerlo con un po' di criticità. Lovecraft è fondamentale per tanti aspetti, ma sicuramente non è quello della scrittura. Secondo me i miti, il mito, la fantasia, i racconti sono straordinari, sono bellissimi. Infatti per quello Lovecraft è una pietra miliare. Sì, per quello, esatto, che ha creato. Non si batte, ma ragazzi, stilisticamente è una roba da. Per questo io avevo in mente il remake dei racconti di Lovecraft, capito? Noi facciamo remake su tutto per aggiornarci, videogiochi, cinema, tutto quanto. Sì. Anche dei racconti sarebbe stato bello farlo, ma era molto faticoso. Anche se non ho ancora capito quali sono questi colori inimmaginabili di cui parla. È difficile. Cercando di capire. Dovrei leccarmi qualcuna di quelle rane allucinogene per cercare di capire se riesco a raggiungere tali livelli di comprensione. Poi si lamentava del fatto che la gente non avesse immaginazione. Ma se stai dicendo che è indescrivibile, che è inimmaginabile, sono io che non ho immaginazione. L'ultima, e poi non vi scoccio più, questo è sotto un libro dell'amica di Luca Nessler, l'amica autrice di Nessler, la fornitrice ufficiale di spuntini letterari. È grande. Una sua lettrice esordisce così: non so come fare per leggere, punto, vorrei annullare tutto ma non ci riesco, sto impazzendo. E non c'è nemmeno il punto alla fine, cioè gli hanno sfilato la tastiera da sotto le mani. Era in un laboratorio che stava per esplodere, ha trovato un computer e sta scrivendo. Secondo me, sai cos'è? È una che voleva chiamare il servizio clienti perché non sapeva far andare in Kindle. Sicuramente non sarà so come quello. Si legge, aiuto! Tra l'altro di un libro che fa schifo, quindi voglio dire, cioè, è ancora più incazzata perché dice, non solo l'ho comprato, ma non riesco manco a leggerlo.
Fantastico, fantastico. Allora, guardate, se trovate recensioni così che ci facciano ridere, così ci facciamo un'idea non solo sugli scrittori, ma anche sui lettori e di che passi sono fatti. Voi mandateceli, che noi li mandiamo in trasmissione. Evviva, evviva, evviva. Eugene, grazie del tuo contributo. E lo ricordiamo, ragazzi, i prossimi 2500 follower che metteranno mi piace alla pagina, una bella cassa di birra. Una cassa Fitzer Beer. Fantastico. Selezione di stili. Fantastico. Vi saluta pure il gatto. Ciao, fantastico. Gattino. Benissimo, ragazzi. Allora, anche per questa sera abbiamo finito. Ringraziamo Eugene che è stato con noi. Ringraziamo voi che siete stati con noi. Davide, vuoi dire qualcosa ai nostri telespettatori? Volevo dire, ragazzi, continuate a leggere responsabilmente e a mandarci recensioni brutte, perché a questo punto siete voi gli autori meravigliosi di queste recensioni brutte, ma soprattutto scrivete responsabilmente. Yeah! Ciao a tutti, buonanotte. Alla prossima!